Draghi abiturienti. Ciao ragazze, mi chiamo Alberto Macchi e sono uno studente che ha frequentato l'Università dell'Insubria, da dove mi sono laureato all'incirca 2 anni fa, nel 2017. All'Insubria io ho frequentato il corso di laurea triennale in mediazione interlinguistica e interculturale, dove ho studiato principalmente 3 lingue straniere, ovvero l'inglese, il russo e un po' di arabo. Nel corso di questi 3 anni di studi conseguiti appunto all'Università dell'Insubria, ho studiato diverse volte in russo per migliorare la conoscenza di questa lingua, tanto difficile ma altrettanto tanto bella. Ho studiato a San Pietroburgo e ho speso in totale circa 1 anno nella capitale della Siberia, ovvero Novosibirsk. Infatti nel 2017, subito dopo aver conseguito la laurea, mi sono trasferito nella capitale siberiana per continuare lo studio e l'approfondimento della lingua russa. In questo periodo ho partecipato anche ad un importante concorso che mi ha permesso di vincere una borsa di studio che adesso sto usufruendo per studiare in una delle università probabilmente principali in tutto il territorio russo per la preparazione di interpreti, ovvero la MGLU, Moscovsky Государственный Лингвистический Университет, ovvero l'Università Statale Linguistica di Mosca. Qui io studio un corso di lingua, una laurea magistrale che si chiama Interpretariato per Conferenze Internazionali, dove utilizzo appunto l'inglese e il russo in combinazione sia in regime simultaneo, ovvero in cabina con le cabine, con le cuffie, oppure in un regime consecutivo. Questi corsi sono volti a fornirci le tecniche principali in modo tale da interpretare nel miglior modo corretto possibile. Inoltre, all'università qui a Mosca, studio anche l'arabo, approfondisco la conoscenza appunto della lingua araba, quindi l'Insubria ha aperto un'altra porta non soltanto appunto a quella che è la cultura inglese e la cultura russa, ma anche una porta a quella che è la cultura araba, che adesso sto appunto approfondendo qui a Mosca. Infatti tra gennaio e febbraio sono stato ad Alessandria d'Egitto 1 mese tramite la NGLU per approfondire quella che è non soltanto la cultura, ma anche la lingua araba. Tutto questo, essere qui a Mosca, in una delle città per il mio più belle al mondo, anche se oggi, come potete vedere, siamo anche noi chiusi in casa, diciamo, nel dormitorio dell'università perché non possiamo uscire a causa appunto del coronavirus, non avrei potuto ricevere queste belle possibilità senza una buona conoscenza che ho costruito all'Insubria. Io personalmente questa università ve la consiglio personalmente, perché è un'università che non soltanto vi offre delle buone opportunità dal punto di vista degli studi, ma tante altre possibilità grazie a programmi internazionali, programmi Erasmus. Quindi non mi rimane altro che augurarvi una buona iscrizione e, come diciamo appunto in Russia, хорошего и счастливого поступления. До свидания, всем пока!